Prima di iniziare, ragazzi, voglio sottolineare che questo è un commentary non ironico ma serio e che qualsiasi commento vedrò qua sotto che sia stato messo per un puro pregiudizio verrà cancellato automaticamente da me. Avvertiti. Partiamo! Partita di MV3. Ebbene sì, ragazzi, come vedete anche da voi, questa qua è una partita di MV3, però non l'ho usata per il risultato, ma l'ho usata per un altro motivo, perché casualmente sono riuscito a finire in una partita in cui ho avuto la fortuna sfacciata, per quanto mi riguarda, di giocare contro Frog NV. Gli Envy sarebbe un clan chiamato Envious, il cui simbolo appunto è N piccolo V grande, fondato da Sir Grizz, ed è un clan appunto americano. Ma ovviamente non mi aspetto che voi lo conosciate, anzi molti di voi non sapranno neanche di cosa sto parlando. E da qui vado a ricollegarmi all'argomento di cui voglio parlarvi, ovvero... Se avete letto il titolo, avrete notato che è più una riflessione questa, comunque più che una riflessione diciamo che è un mio disperato tentativo di farvi aprire gli occhi. E dico disperato perché anche se all'inizio ho fatto l'avvertimento di non commentare per via dei pregiudizi che già avrete ancora prima di vedere questo video, sono sicuro che dei commenti verranno fuori, comunque sia, io li cancellerò perché vi ho avvisati e quindi non me ne frega un cazzo. E quindi se vorrete scrivere quello che vorrete, dovete come minimo motivarlo. Call of Duty sta diventando quasi una piaga nella nostra community. E posso capire fino a un certo punto il perché, ovvero che durante questi anni è stato usato troppo da coloro che volevano emergere, da coloro che si sono resi famosi anche grazie a Call of Duty. E la gente ha cominciato veramente ad annoiarsi, e posso capirlo perché comunque mi sta succedendo la stessa cosa a me anche con altri giochi, vedi GTA V che è uscito ora e insomma gli youtuber, tranne me, stanno spammando video di GTA V proprio a raffica, però per ora nessuno dice niente, io mi sono già rotto le balle di vedere GTA V, devo essere sincero, quindi posso capire il vostro astio contro Call of Duty se questa situazione sta andando avanti da anni, perché sono anni che va avanti. Però una cosa io sinceramente non l'ho capita. Posso capire il lamentarsi dei video su YouTube di Call of Duty, non del gioco. Perché lamentarsi dei video vuol dire lamentarsi di un qualcosa che è colpa dello YouTuber, che magari si ostina troppo su quel determinato gioco, e allora la critica ci sta. Perché, ve l'ho detto anch'io, sono comprensivo riguardo a questo aspetto, vi capisco benissimo. Ma un altro conto è invece il lamentarsi del gioco stesso, che è quello che non capisco. Il lamentarsi di ogni singolo Call of Duty che sta uscendo. Ora, vorrei provare a ragionare con voi. Sta diventando quasi una moda quella di lamentarsi dei Call of Duty, soltanto dei Call of Duty, non tanto di altri giochi, ma solo di Call of Duty. Sta diventando una vera e propria moda. E io ogni tanto mi interrogo sul perché stia diventando così, non lo so, in il fatto di odiare questo gioco, il fatto di detestarlo, e non l'ho ancora capito sinceramente. E di conseguenza ho cominciato a pensare, ma vuoi vedere che sia partito tutto da un unico, magari youtuber che aveva parecchi iscritti, aveva parecchia influenza, e da lì poi è partito tutto quanto? Perché comunque è un'idea che... Non è che sta prendendo posto nella testa di tutti quelli che seguono YouTube e che stanno comunque acquisendo la consapevolezza di questa cosa, perché non si può chiamare neanche consapevolezza, se uno se ne rende conto bene, se no fine. Cioè, il fatto è che il 90% dell'astio, ok, che è stato creato in Call of Duty, perché secondo me è stato creato, è stato semplicemente inculcato nella testa delle persone, perché fino a poco tempo fa Call of Duty era un gioco bellissimo. E ora magari mi aspetto commenti qua sotto che dicono, ma adesso io sto odiando Call of Duty perché ogni anno fa più schifo. Non è vero, non è assolutamente vero. Io ragazzi non sono nato con Call of Duty, io sono nato con Halo, sono nato con GTA San Andreas, sono nato con i Pokémon su Game Boy Advance, non sono nato con Call of Duty. Call of Duty l'ho scoperto dopo, in seguito, successivamente a tutta questa roba. E
e mi sono appassionato, come sicuramente si erano appassionati tantissimi altri di voi, e mi sono appassionato anche alla serie. Io, ragazzi, sono completamente soddisfatto dei giochi di Call of Duty 4, Call of Duty World at War, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Black Ops 1. L'unico che posso ammettere che fa schifo è Black Ops 2. Ma perché questo? Perché io ragiono con la mia testa. Se io vado a chiedere in giro per la community qual è il Call of Duty che ti fa più schifo, la risposta che mi verrà data il 100% delle volte sarà tutti. Ma perché? Non perché in realtà il gioco è brutto, perché non è brutto, ci sono giochi fatti molto peggio, di cui la gente però non parla, giochi fatti molto peggio e magari famosi esattamente come COD, perché per quanto mi riguarda i FIFA e i PES sono fatti molto peggio di un COD, perché ci vuole molto meno sforzo a farli, perché sono giochi di sport, e soprattutto, anzi, sono convinto, perché ci ho giocato anch'io, ragazzi, per quanto il calcio possa farmi schifo, anch'io ho giocato a quei giochi, quindi non sto parlando da ignorante, non venitemelo a dire. Io, giocando a questi giochi, ho constatato che anno per anno non cambia quasi nulla, a parte i giocatori, le squadre, cazzi e mazzi. Mentre in Call of Duty cambiano molte più cose, cambiano le armi, cambiano le mappe, cambia la storia. La storia, ragazzi, che nei giochi di FIFA cosa c'è? Un campionato, boia, cioè tiriamoci sulle palle, veramente. Ma quello che voglio farvi capire è che questo odio, secondo me, è stato inculcato dalla gente. Io vi voglio fare un invito, ora concludendo il video, almeno lo faccio abbastanza breve, che non è da me, infatti vorrei parlare molto di più, ma non voglio perché sennò va annoio. Io voglio farvi l'invito: ragionate con la propria, con la vostra testa, con la vostra, non con quella degli altri. Non date retta a quelli che dicono te che cosa giochi? COD? Perché se giochi a COD sei uno sfigato, perché COD fa schifo. Io, quando mi chiedono che gioco sto giocando, io gli dico Call of Duty. Poi magari mi dicono no, meglio Battlefield. Bene, giocaci te, chi cazzo ti dice niente? Io gioco a Call of Duty perché mi piace, punto. Non vedo dove vedi il problema, sinceramente. Se io gioco a Call of Duty, dove te li fai questi problemi? Lo sai soltanto te. Quindi, ragazzi, ragionate con la propria testa, non abbiate paura di essere giudicati. Se vi piace Call of Duty, giocatelo. E vi ricordo, lamentatevi dei video su Call of Duty, non del gioco, e c'è una bella differenza. Con questa cosa io, ragazzi, vi lascio a riflettere e niente. Ci vediamo al prossimo video. See you later!